promuovere e diffondere la legalità. Questo è l'intento che guida Liberi Sempre. L'associazione ha istituito degli sportelli all'interno delle circoscrizioni per dare consulenza gratuita in diversi campi, da quello giuridico a quello amministrativo e sociale, con la collaborazione di diverse figure professionali. Liberi Sempre, insieme alla sezione sportiva antimafia, ha anche dato vita ad un triangolare di calcio dedicato ai giudici Saette e Terranova, che si giocherà il 25 settembre allo stadio Renzo Barbera. Ci sono momenti in cui lo sport deve significare anche un momento di legalità. Tutta una società, se deve rinascere, deve rinascere da tutti i punti di vista, solo dal punto di vista della denunzia. Noi invitiamo, accompagniamo, aiutiamo gli imprenditori a denunziare, ma quello è un momento importantissimo, determinante, ma invece questa è la formazione della società civile. Abbiamo deciso di raggrupparci con una bellissima associazione, Liberi Sempre, e con Unito i familiari delle vittime di mafia faremo questo percorso della legalità, questo percorso sportivo che consente, insomma, di unire tutte le scuole, le istituzioni e forze dell'ordine. Perché ciascuno di noi può fare antimafia nella vita quotidiana, ogni giorno applicando le leggi e vivendo da cittadino modello. In qualità di parlamentare e di vicepresidente della Commissione Antimafia, il nostro ruolo è quello di fare delle buone leggi, di fare delle leggi che siano nell'esclusivo interesse collettivo.